ognuno ha le proprie, quindi tutto sommato noi abbiamo avuto le nostre anche noi domenica, quindi siamo a pari, diciamo così. Però no, credo che tutto sommato quello sia il meno. Il problema è la qualità della squadra che hanno, questa è la difficoltà e la preoccupazione, che chiaramente loro sono bravi, sono un gruppo che lavora insieme con l'allenatore da tempo, la maggior parte poi hanno messo dentro dei giocatori comunque di categoria che hanno già fatto gran esperienza, quindi è una partita difficile, sto facendo veramente un campionato strepitoso e quindi dovremo veramente dar fondo a tutte le nostre energie fisiche, mentali, tecniche, tattiche, tutto. Quindi poi hanno un mancoso che appena tocca la palla fa gol e quindi anche quello fa. Quindi direi che ce n'è a sufficienza per andare là con le antenne molto dritte. Ma io credo che no, credo che tutto sommato il consolidamento di un nucleo di giocatori che vengono su magari anche dalle categorie inferiori con la stessa squadra sia un punto di partenza importante e un valore aggiunto che chiaramente dà quella che è un po' la filosofia di lavoro, quella che è la filosofia del club a quelli nuovi. Poi ovviamente ci sono comunque insomma sono squadre che hanno anche, soprattutto Latina, hanno investito parecchio anche nel mercato, quindi hanno preso giocatori di qualità. L'Avellino dalla sua parte anche un grande pubblico che spinge parecchio la squadra, una squadra comunque anche loro comunque con dei giocatori che hanno fatto la B di qualità. Insomma, ci sono tutte le caratteristiche per cui queste squadre neopromosse possano fare stiano facendo un campionato di tutto rispetto. Poi non c'è cosa migliore che magari l'entusiasmo. Che sull'onda di quello poi continui ad andare, insomma. E anche tutto sommato anche la serenità, la tranquillità, no? Una volta che, tra virgolette, hai raggiunto quello che probabilmente è il primo obiettivo di tutte queste squadre all'inizio, una volta che sei partito forte, che sei lì davanti sempre, non pensi più all'eventuale possibile lotta per il mantenimento della categoria, giochi più sereno, più tranquillo e le cose ti vengono meglio. Ma sì, direi sì, beh, Feddal è rientrato ieri sera, quindi lo vedremo stamattina. Anche lui, quindi chiaramente ha fatto tutta la settimana, non c'è stato, come praticamente a Rossetti, perché ieri chiaramente avendo fatto un'ora di partita, gli abbiamo fatto fare scarico, e ha fatto qualcosa ieri Milos e Schiavone. Però d'altronde è così un po' per tutti, chi ne ha più, chi ne ha meno, però dopo alla fine è ovvio che è un piacere mandarli in nazionale, io sono sempre dell'idea che più giocatori in nazionale un club ha e più soddisfazione c'è, più gratificazione c'è, probabilmente sarebbe da cambiare magari un po', vedere il calendario, dare magari qualche sosta in più o poi successivamente magari fare un turno infrasettimanale in più per poter dare, o due in più per poter dare magari due soste in più, però i campionati sono sempre molto compressi, quindi diventa anche difficile trovare la possibilità, anche se sono dell'idea che forse più all'inizio che alla fine, a settembre, ottobre, che il clima è ancora buono, fare qualche partita di più infrasettimanale non sarebbe male, per il semplice motivo che poi le squadre sono ancora fresche, quindi è appena cominciato, quindi diventa magari anche più facile assorbire le 3 partite in 8 giorni e di conseguenza poi magari fare, ecco, in occasione di queste convocazioni, magari fare 1 o 2 soste, cose che peraltro la Serie B non ha perché la Serie A c'ha le soste della nazionale, la Serie B non ha praticamente sosta se non quella di lunga di gennaio. Ecco, forse questo magari leggermente modificare questa cosa, tutto sommato, ripeto, a settembre, dico settembre perché vai anche a giocare di sera,
e dice caldo, problemi non ce ne sono né per noi né per il pubblico né per nessuno. Però ovviamente questo compete chiaramente alle leghe, primo, e seconda cosa, io non so quelli che sono gli impegni, appunto la compressione del calendario, quindi bisogna tenere conto di tante cose. Assolutamente. Cioè, anche noi, come dico sempre, noi temiamo ogni avversario perché è giusto che sia così, perché dobbiamo sempre, come dico ai ragazzi, sempre annusare il pericolo in qualunque partita, in qualunque momento della partita. Però dall'altra parte lo fanno gli altri con noi, perché chiaramente il cammino del Siena fino adesso è stato un cammino decisamente positivo, altamente positivo, pur con mille traversie. E mettiamo, diciamo, il dato oggettivo sono i 7 punti di penalizzazione, ma poi ci sono altri tipi di traversie che conosciamo. Quindi tutto questo, come sempre dico, va a merito esclusivamente dei giocatori che stanno facendo un campionato straordinario, giovani che si mettono in mostra, meno giovani che confermano e meno giovani che si sono riproposti. Quindi questo è l'aspetto positivo. No, ma infatti comunque le squadre e gli allenatori guardano i punti che abbiamo fatto, non la posizione in classifica. Purtroppo, perché chiaramente preparano la squadra e la squadra si prepara come per affrontare, purtroppo per fortuna, bisogna vedere, per fortuna perché vuol dire che abbiamo fatto bene, purtroppo perché comunque ti affrontano sempre come una squadra e magari mettendoci anche qualcuno di alto rango come siamo, perché appunto i punti dicono questo e quindi ti affrontano sempre mettendoci qualcosa in più. Matteo è fuori perché ha avuto l'influenza, l'altro giorno non si è allenato, quindi e poi è da valutare Giordà perché ha avuto un problema al flessore, quindi.